Nel quadro della settimana italiana all'Esposizione Universale di Bruxelles si è svolta una edizione speciale della partita a scacchi viventi di Marostica. Il singolare spettacolo trae le sue origini da un'antica leggenda. Due giovani e valorosi cavalieri si innamorarono contemporaneamente dell'unica figlia del duca di Marostica. Il nobile signore, non volendo far torto a nessuno, decise che avrebbe concesso la figlia al vincitore di una partita a scacchi. Correva il XV secolo, altri tempi. La prescelta si presenta allo sposo protetta da un ombrellino. A proposito di ombrelli. Con la pioggia i principi di Monaco visitano l'Expo di Bruxelles. Il padiglione monegasco è decoroso ma modesto. Gris e Ranieri infatti hanno adottato nelle finanze nazionali dei criteri di economia. La visita è stata avversata da scrosci d'acqua. A proposito di acqua. Aperta a Chianciano la stagione termale. Incomincia nella cittadina toscana la calata dei fegatosi d'ambo i sessi. Ideale sede Chianciano per un simposium internazionale di epatologia. Illustri clinici vi tengono dotte prolusioni sul fegato. Quindi a sera, in onore dei partecipanti al simposium, rievocato il primo ospite delle fonti, Porsenna Lucumone, re di Chiusi, potente ma sofferentissimo di fegato. Le ninfe delle acque in persona lo assisterono nella cura. Dopo tre o quattro anfore, Porsenna si sentì un altro. La salute, impersonata da una leggiadra fanciulla, aveva trionfato sul fegato.